Ragazze, amore, guarda un po', sono messo rec, per favore, sì. Allora, so quasi rec perché è re-shorting. A Roma si dice re-shorting, no? Ma perché pure al matrimonio mi hai ripreso che ho detto rec? Rec? Come si dice? Come minchia si dice? Vabbè, sto a registrare perché praticamente dobbiamo. Madonna, ma che sto facendo? Ma mi sto a riprendere, sì. Allora, perché sì, praticamente. Ma sto a riprendere metà bici, sto la porta, guardate. Ciao la porta, Stefano. La porta. Ciao Stefano, mo. Ecco così. Ecco, mi vedo, mi vedo. E mettiamo la maschera del Zorro. Allora, perché finalmente riusciamo a montare il lettino del piccoletto e quindi vi facciamo vedere pure com'è il lettino, che è venuto carino, Stefano deve fare rottino. Ma non si è da montare perché. Ah sì, mio marito l'aveva cominciato a montare, io ho detto no, fermo, che faccio? Dico faccio il vlog. Ma oddio, sicuro ho ripreso Stefano, vabbè, amen, mo non mi metto a ricancellare. E ecco, ho fatto pure rivestire mio marito perché stavo in mutande. Che caldo, guarda, mamma mia. Allora, siamo così, eh? Vabbè, tanto ormai lo sapete che famo Chiarucci di cognome. Cioè, aspettate, voglio lanciare un appello. Se muori faccio vedere Stefano, guarda. Allora, mi sto riprendendo. Stai prendendo pure il cubo. Vabbè, non fa niente. Allora, lui fa Chiarucci perché il signore non si vuole sposare. Commentate sotto, gente, diteglielo che mi deve sposare, perché ormai siamo una famiglia, abbiamo un bambino, sono 13 anni che siamo insieme. Diteglielo, diteglielo voi. Ma vi faccio vedere pure la faccia. Ecco, guardate la faccia. Che dici, amore? La famo sta proposta di matrimonio? A chi? A me, a chi? Angelina Jolie. Ma come hai detto, per me era passata la voglia. Sì, mi è passata la voglia, però mi vorrei sposare lo stesso. Poi mo sono andata al matrimonio di Giulia. Sì, allora sì, però questo è il vlog di del lettino. Del lettino devo essere al matrimonio, cioè passa una cosa un'altra. Vabbè, accendi la luce. Niente. Accendi la luce, amo. No. Anche da sole. Se vede in calchi. Per la gioia di Giulia, le mie luci a freddo. Ah, perché a Giulia non piace. Hai visto la pizzeria che ci ha detto? Dice, ho visto in camera tua la luce. A giorno che gli piace la luce calda, che a me non piace. Ecco il lettino di Stefanuzzo. I gusti sono gusti. Due gusti è meglio che one. Ecco, ci vedete? Sì, ma non si vede la minchia. Perché abbiamo sballato. Ecco lì dove ci sta la carrozzina dovremmo mettere il lettino. Stefano, mettere a fare lo scalpo a mamma. Ma perché i lettini sembrano come se il bambino sta sempre in gabbia? Perché le guarda così? Morelli, vedete quanto è bello il coccolo deluxe questo. No, deluxe, coccolo lax. Amore, tu io pesa. Accidenti, abbiamo pesato 7,8 kg pesa. Che miseria. Mm-mm. Botto, eh? Botto sempre, fa 4 mesi. Vabbè, li fa domani 4 mesi, oh. Vero? Oggi è 26. Ah, intanto è 26, lui domani fa 4 mesi, amore mio. Allora, aspetta. Facciamo così. Facciamo così. E facciamo così. Che mamma gioca che campanelle. Vedi come gioca che campanelle? Te l'ho detto, metti le campanelle. Le ho messe. No, ridillo. Lo sai che mi sono perso? L'altra volta erano i bulloni, mo che te sei perso? Questa è peggio dell'IKEA, porca miseria. Perché? Che dite? Perché è peggio dell'IKEA. Vabbè, mo sono quattro pezzi di coso, che non sei buono a montare un lettino, scusa, sei capace a far tutto? Guardate che brutto brufolo che mi è venuto qua. Ah, ma questa cosa è sorbana fa tutto, ve ne ho approfittato un po' tutti. Oh, tutti gli scusa, no, perché ieri ha messo due prese a mia madre. No, che c'entra tua madre? No, perché fatalità subito mamma, No, io amore, lascia perdere mamma. Basta, sta, povera mamma. No, povera mamma vuol dire che è morta. Oh. Che scemo. Dai, su, su, fammo sto vlog, sennò poi in sua buona taglia viene chilometrico, amo. Mamma mia, un colpo questo 20. Ho capito, non è che ci metto un minuto a montare il lettino. Ho capito, però sei lento, sono 3 ore che sta a guardare i pezzi. Cioè, sono 4 pezzi. Ci vuoi provare? Uno, due. Che se fa montare a tua madre, prende il seghetto, comincia a segare per modifica. Ho capito, dai. Che sto pezzo no, non è. E taglia. Che taglia. Dai, dai. Guarda quello se non mi casca pure il passeggino che non ho manco legato, eh. Sì, si sta un filet di d'angola. Ma ripresa? Rifallo? Fibbi, rifallo? No, no. Dai, che stavi a fare? Io faccio come la linea una volta. Abbassami sta radio, sennò qua mi danno pure il copyright qua. Ma quale copyright? Non dico che non sta strada.
Ci siamo capiti, no? Sì. Pensavo di no. Ma io che ne sapevo che anche le musiche di sottofondo violassero le leggi della natura. Quale leggi? Scusa, posso fare una domanda? No. Dai, Raimondo Vianè, senti una cosa. Mo no, tu monti sto lettino. Una volta montato poi che fai? Te lo incolli, lo butti lì all'angoletto? No, pesa 3 kg, pesa, che ci vuole? Vabbè, mo perché tu c'hai il muscolo, scusa. Non mi piace come sta allineato questo. Sì, diciamolo. Io scrivi Giamaica, quando dici Giamaica capiscono. Dai, ma che è sto rumore? È sotto, ma l'hai detto pure prima. No, prima era un altro rumore. Ma sei che circolare. Oh mio. Mizzicatatara, tieni, Stefano, ciao. Vedete la te lo faccia, mamma, sta prendendo forma, Vedete che carino c'ha. Oh mio Dio, mi ho dimenticato. Gli Swarovski qui. Ma è proprio un amore, un coccolo questo lei. Senti lui. È carino, mi piace. Ma dobbiamo andare a comprare tutto quanto, te so. Il paragolpi. Dobbiamo. Potresti anche andare da sola. Certo che vado da sola, dammi i soldi. Amore, non ho la lira. Neanche io. Sai, chi è per niente? C'è tutte quelle scritte che c'è, fate una collega. No, no. Oh, amore, dai. Oh mio Dio. Oh, è arrivata la pizza. Vai tu che io sto in desabilie. Zitta un po'. Chiudi Fibbi in bagno, in cucina. Chi è? Desabilie. Sì, terzo piano. Ma vedi che c'ho questo bricolo bruttissimo. Vai in cucina. Vai in cucina, dai. Oh, in cucina, dai, su. Oh. Ma io mo il lenzuolino gli devo cosa? Allora, c'ho il lavoro è il montaggio. Il tuo? Sì, ma io non sapevo. Occhio, mamma, che papà si sta impiccando con la ribaltina, Anche le pelle diventano uno stress. Rilassa. 25 minuti che sta con sta ribaltina. No, perché poi l'April è messa subito, dico ammazza che bravo Gagliardo. E invece se prendete esempio questo tutorial per montare il lettino, lasciate fare. La ribaldina, scusa, ancora gatta da ponte. Cioè, allora proprio lo filo. No, mettiamolo su, sì, sì. Cioè, mi ami, vedi? Certo, ti amo. Mezza viola. Perché te amo, perché mi ami. No, ma perché... questa frase così fa da youtuber, capito che. Però non è che mio cuore. Vabbè, ma noi che non è che dobbiamo far vedere. Perché non siamo la famiglia cuore? Mo no. Spengo la telecamera se scannamo. Tibi 2 la vendetta come col coso, guardala. Cioè si è zompata sopra proprio, Molla. Oddio! Che cane matto, guardalo qua. Dio, se n'è andata, è partita! Non procede? Ma non è bene, Dai, ma che sta sti occhi da matto a mamma? L'occhi da matto c'hai tu! L'occhi da matto c'hai tu, ghiacchiero! Ah! Oddio, quei versetti mamma mi ricordano tanto qualcosa. Se fai la cacca cambia papà, Oddio, dove sto riprendendo? Scusate. No. Se fa la cacca lui ha detto voglio essere cambiato da papi. No signore, io sto lavorando signore! Oggi è GVD signore! Oggi è venerdì comunque. Vabbè. Ma ti
ecco ragazzi, io ho avuto un flash perché sono 2 ore e mio marito sta a montare sto coso, no? E non capivo che era, io ho pure chiesto che era e non mi ha risposto. Cioè credo, cioè è talmente palese. Allora mo gelato. Si abbassi sta radio che non si sente un cavolo, però santo Dio. Mamma mia, vedi che comanda dentro casa. Hai visto come è scattato subito sull'attenti? Almeno non ti sento più. Cioè stavo a dire, allora praticamente questo è un cassetto, ma io non sapevo che i lettini ci avessero i cassetti pure sotto. Cioè noi abbiamo il letto col cassetto dentro. Sì. Non esiste che dei bambini cassetti. Però io non lo sapevo, non l'ho mai visto i lettini. Scusa, perché quando l'abbiamo comprato quello non ce l'ha detto? Che c'è stava il cassetto sotto. Ma a me non mi risulta proprio, guarda. Secondo me pure tu l'hai capito adesso che era il cassetto. Sì, è vero, mamma sì, mia. Sì, l'hai capito mo. Cioè è comodo perché ci puoi mettere tutti i completini. Meno male, più cassetti ci stanno è meglio. Abbiamo finito. Eh? Abbiamo finito. Allora qual è la parte di laggiù? Cioè questo è davanti. Io l'orsetto lo volevo mettere dalla parte dell'armadio. Ok. Allora l'orsetto è dalla parte dell'armadio, quindi questo si tira su. Ok. E si fissa. Sì. Ok Jonathan. Ok. Ma io mo stanotte, mannaggia, ma come lo faccio dormire ragazzino? Nel letto con noi? E domani lavo tutto. Non pensavo che tu oggi mi montassi il lettino. Ma guarda come stai buono tu con questi giochini. A parte che tu sei buono sempre. Sì, mamma. L'orlo di Anna terrorizza anche YouTube. Mamma mia. C'è da dire che siamo leggermente brilli, più il Silvia che io. Non si sente, allora stavo dicendo che noi siamo leggermente brilli, più io che lui. E leggermente così, però. E tanto chi mi vede? Io, spangate le gambe. Mio marito le fa le zazzerie. Allora, stavo dicendo, abbiamo messo il lettino lì. E no, il cretino si è dimenticato di montare il cassetto e quindi adesso dobbiamo rimettere l'altra volta il letto sul letto e montare il cassetto. Ma poi scusa faccio così, ma non insomma che devo fare, che faccio? Vabbè dai, che se ne frega, non chiamo, cioè buttiamolo giù. Ha iniziato occhi di gatto, amore, ma scusa, ma che fa, metti le cose a metà, non prima con un bullone qui, guarda che schifo, aia merda, una scheggia. Ma schifo di che? Questa è più bloccata, cioè questa non si blocca, questa è quella che va giù su e giù. E rimane così? Certo, rimane. Ah, ma è tutto posato, guarda le schegge. Ma scusa, ma se il bambino ci mette una manina? Come ci metto una manina? Amore, tu hai montato, se penso qualche pezzo, io sono sicura di no, che stai andando a montare lì là. Oh, ma lo vedi che sei una cosa micidiale, ma se il bambino ci mette le manine? Giamaica. No, metti, monta le viti. Sì, mettilo giù. Ma come fai a montare le viti dopo che da collettino lì per terra? Ti fai una sauna, no? Ma parlo anche di noi. Dai, metti scomodo. Dai, metti giusto lettino. Ma stai scomodo dopo. Dio santo. Mamma mia, guarda, metti giusto lettino, senti quella. Sai quando te l'hai chissà che sta a fare? Sì, quella si chiama, c'è cioè, tu girito di proprio. Dementi. Aiuto. Oh mio Dio, ma pesa. Guarda, mo casca, spaccami il lettino. Oh, addio. Ma no! Oh mio Dio! Addio il professore. Oh mio Dio! Ecco, Stefano comincia. No, c'è un cielo, c'è lettino, prendi l'uva. Che cazzo sto prendendo? La partita usciva. Hanno prima piatta a Balavacu. Gesù. No, per cascare il lettino. Oddio. Ecco mamma, ti è. Ciao. Ciao amore mio paccherone. Mamma mia. La vomitata di vamo noi. Yeah. Dai. Cioè io dico questo dormiva
E voilà. Camera sistemata, letto rifatto, lenzuola pulite, il lettino finalmente è montato. E voi non potete capire quanto io ho desiderato in tutti questi anni vedere un lettino vicino al mio letto. E finalmente eccolo qua, il lettino del mio amore. Adesso dopo lavo, guardate il mio look bellissimo, vabbè, dopo lavo tutte le lenzuoline, i lenzuolini con il paracolpi e basta, tutto qua, la camera è il completo. Ragazze, io vi saluto, vi do un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.